perché è meglio affittare una casa che comprarla? Andiamo nella finanza. Ah, Dio, devo rispondere a questa domanda. Allora, uno degli errori, questo è un altro condizionamento del sistema. A noi ci hanno cresciuto con l'idea del mattone, del dover investire nel mattone. L'investimento immobiliare ha un senso se lo fate con i soldi vostri e se lo fate per investimento. È il più grosso errore finanziario che si possa fare se lo fate con i soldi in prestito e per usarlo per voi stessi. Per un semplice motivo ovvio, che insomma, non è che ci vuole tanto arrivarci, ma ci convincono, o meglio, non ce lo dicono perché ci rendono ovvio il contrario. Voi per prendere un mutuo su una casa dovete avere un lavoro. Nel momento in cui avete un lavoro voi avete una capacità di indebitamento, il che vuol dire che avete la qualità di essere finanziati da una banca. Quindi la banca, in base al mio lavoro, mi presterà del denaro. Cosa ci faccio con quel denaro? La logica è, se io ho una capacità di indebitamento, prendo i soldi dalla banca che mi prende oggi pochissimo, perché se ce li dà pochissimi soldi, ci prende il 5% anno, il 6% anno, me li investo in qualche modo da guadagnarci il 10, il 15, così io pago il 6 a loro e quindi il 10 lo metto in tasca io. Questa dovrebbe essere la logica. Noi invece cosa facciamo? Perdiamo la nostra capacità di indebitamento per prenderci un mutuo per comprare un costo. Quindi noi ci prendiamo un costo dalla banca e ci prendiamo un costo come casa, perché la casa ci diventerà un costo con l'IMO, come si chiama lui, più tutti i vari casini che ci saranno dietro, più tutto il resto. Questo è, e non solo, e non possiamo più chiedere soldi alla banca. Quindi se domani ci arrivasse un affare da fare dove potremmo guadagnare di soldi, non li abbiamo perché li abbiamo investiti tutti in casa. Peggio ancora, magari nella ristrutturazione, la banca gli chiediamo soldi e dice no, ti ho già dato tutto per la casa, da me che vuoi. E voi vi perdete anche l'affare per guadagnare. Invece, nel momento in cui, poi se qui si entra nel discorso di investimenti immobiliari, ma qui c'è tutta un'altra disciplina, però la logica degli investimenti immobiliari direbbe che io prendo soldi dalla banca per comprare case a basso costo, il che vuol dire all'asta o a straccio o in mille altre maniere, quindi prendo una casa che da 100 invece da 100 la pago 70, la rivendo, quindi prendo i soldi dalla banca, ti do a te il 3-4%, ne prendo 70, la rivendo a 100, ti ridò i soldi a te 70, me ne metto 30 a tasca. Ma se permettete, con una sola operazione, con quei 30.000 euro, sapete quanto mi prendo d'affitto? Mi prendo una villa. E ho ancora tutta la mia capacità di indebitamento, quindi posso chiedere altri soldi alla banca. Non solo, più gliene chiedo alla banca e più gliene ridò indietro, più la banca mi dà di più. Perché capisce che io li sto usando per investire. Ricordate che la banca preferisce chi usa i soldi per investire, perché almeno li ha come guadagno sicuro. Invece con la casa non è mica tanto sicura che li riprendi indietro. Oggi le banche sono strapiene di immobili che la gente non ce la fa più a pagare. Perché? Perché ha fatto una marea di errori finanziari. Non vi dimenticate una cosa, perché ci hanno convinto a fare i mutui? Perché così diventate schiavi. Perché nel momento in cui avete un mutuo sulle spalle, sapete quanta gente mi dice vabbè, ma io ho un lavoro di merda, non lo voglio fare più, e chi te lo fa? Perché continui a farlo? Ho il mutuo. E allora? Ma poi come faccio? E diventa il vostro cappio, la vostra gabbia, il vostro guinzaglio. Il vostro primo guinzaglio è il mutuo. Ma mentre ai cani il guinzaglio lo mettete voi, con il mutuo ve lo mettete da soli. E quello è il bello. E vi convincono pure che state a fare una cosa figa. E vi dite che se vantano pure la gente, io ho casa. Allora, tu stai in affitto, come fai a andare in affitto? Io sto in affitto, sono vicino, stai in affitto, tu ti sei ingabbiato, io cambio casa ogni giorno quando voglio e come voglio. E c'ho ancora la mia capacità di indebitamento, voi no, voi inteso in voi ipotetico. Quindi vedete, comprendo, non so chi mi ha fatto la domanda, però comprendete così che il mutuo è in realtà un errore finanziario, quindi mai prendere soldi in prestito per creare un costo. Cioè l'assurdità è prendere soldi in prestito per una vacanza. Cioè se non ce l'hai, non c'è una vacanza, perché devo lavorare di più per una settimana di vacanza? Una cosa, se ce l'hai la fai, se non ce l'hai ti sbatti per guadagnare di più, non vai a chiedere soldi in prestito. Quindi
Quindi usi la mancanza come motivazione a guadagnare di più e a trovare un modo nuovo per crearti. Non ti do il prestito e poi devo lavorare di più per altri prossimi 5 anni per pagare una settimana di vacanza. Ma statene a casa. E in quella settimana pensi come guadagnare di più. Ok? Questa dovrebbe essere la logica. E che mondo si è lanciato? Se già ingabbiato, trovi altri mezzi. Trovi altri mezzi per, tra l'altro, visto quello che è successo in questo periodo, chi ha avuto un mutuo ci ha messo, perché le case sono andate giù di valore e il mutuo rimane a quel prezzo. Chi ce l'ha già se lo paga, ma ciò non toglie che potreste cominciare a ragionare su delle nuove mentalità finanziarie, cioè capire che questo è uno dei progetti che sto portando avanti, su cui, se tutto va bene, ci sarà una sorpresa, spero, l'anno prossimo, perché il mio progetto è quello di dare libertà finanziaria a tutti, quindi sapendo che la gente sta inguaiata con i soldi, ma soprattutto sta inguaiata per le credenze che sono state instillate sui soldi, sto cercando di creare un progetto che adesso finalmente si è concretizzato, ma ho bisogno di un po' di software che non esistono, di farmi fare un po' di materiale per potervi poi far fare una cosa. E l'obiettivo qual è, o meglio, cosa dovresti fare? Quello che si fa quando si insegna la libertà finanziaria è innanzitutto comprendere che di lavoro dipendente non è mai diventato ricco nessuno, questo è poco ma sicuro, e che il lavoro dipendente non è uno dei metodi per generare ricchezza. Soprattutto non esiste scuola, università o metodo di istruzione in Italia e nei mondi occidentali che ti insegna a creare rendite. Tutti i mezzi, tutte le scuole insegnano a essere schiavi. Non potrò mai dimenticare una mia amica cinese, figlia di genitori che aveva capannoni e capannoni di merce nel campo della moda, e lei mi disse, tutta felice, di essere andata a una scuola in cui non voglio fare nomi, come in becco di denuncia, però una di quelle più costose d'Italia, perché lei voleva creare il suo marchio, il suo brand di moda, voleva lanciare il suo prodotto. Dopo 2 anni, incazzata nera, mi fa, sai che cosa abbiamo fatto? Ci hanno insegnato per 2 anni a spendere i budget di quelli che hanno già il marchio per fare pubblicità a loro. Ma a me non me ne frega niente di spendere i soldi loro, io ce l'ho i soldi, voglio crearmi il mio, non so come si fa. Che scuola devo fare? Non c'era. Ed era andata a una scuola che costava una follia. Quindi non esiste scuola che ci insegna a fare l'imprenditore, uno. Ma ammesso non concesso che ci sia scuola che insegna a fare l'imprenditore, ci insegna a fare l'imprenditore sbagliato. Cioè ci insegna a fare l'imprenditore che si crea la propria azienda come una gabbia, cosa che ho fatto anch'io, per poi capire che non era quello il mezzo. Nessuno vi insegna a essere inutili alla vostra azienda. Nessuno vi insegna a creare rendite. Nessuno vi insegna quella magica frase che dice lavora una volta, guadagna per sempre. Questa è l'unica regola che dovreste avere nella vostra vita. Oggi se qualcuno mi presenta un progetto e ci devo lavorare più di un tot e devo metterci sempre dell'impegno, non faccio. Se invece quel progetto mi permette di lavorare anche un anno per bene, ma poi non lo voglio manco più sentire, e quello mi deve generare fonti di reddito, allora ci penso. Ma se non è un concetto di rendita, cioè lavoro una volta, guadagno per sempre, non lo prendo più, non esiste più, non funziona, se no qualunque cosa che non è così ci rende schiavi. Attenzione, questo non vuol dire anche un avvocato che guadagna 10.000 euro al mese è schiavo, perché se smette di fare l'avvocato non pia più niente. Diverso invece colui che crea un'azienda in modo tale da essere inutile alla propria azienda il prima possibile, così che l'azienda vada avanti da sola e il mio tempo lo dedico a fare altro. Ma la maggior parte degli imprenditori, io per primo quando l'ho fatto, diceva e no, senza di me l'azienda muore. Bravo, complimenti. E quindi ti sei ingabbiato nella tua azienda e quindi si è creata un'altra gabbia. Questo è quello che ci insegna la scuola, purtroppo. Se volete leggere qualcosina di interessante, leggete di Kiyosaki e le basi del padre ricco, padre povero e compagno. Anche lì però in quei libri non ci sono mezzi pratici per poter cambiare le cose, e andare a cambiare le nostre credenze che ci condizionano la nostra vita non è così immediato, perché praticamente una credenza sul denaro viene gestita come un mega trauma di quando eravamo bambini. Il concetto rimane lo stesso, per cui bisogna lavorare in maniera un po' diversa. Però comunque sia, intanto già comprendere che di lavoro dipendente non si è mai arricchito nessuno, ma serve per diventare schiavi, e invece creare rendite ha un senso, già questo inizia a essere
un qualcosa di interessante. Quindi la domanda che dovreste porre è: come posso creare delle rendite che, una volta messe in funzione, mi genereranno denaro a vita? Ad esempio, un libro è una rendita, in Italia bassissima, ma è comunque una rendita. Quindi chi ha scritto questo libro ci sarà impegnato 6 mesi per scriverlo e prenderà soldi a vita. Basta, se ne prendono pochi sui libri, però è comunque un buon mezzo. Il mezzo più semplice e veloce per poter generare ricchezza sono i network marketing. Purtroppo non ce ne sono tantissimi e non è facilissimo creare rendite in maniera tale che voi non dobbiate più lavorare. Non è impossibile, ma ci vuole tanto lavoro. Di network marketing ce ne sono tantissimi, pochi campano davvero, ma su questo si potrebbe aprire un mondo. Poi lì bisognerebbe vedere ognuno che cosa vuole fare. E i più comuni sono Herbalife. Ora è andato un nuovo lavoro con uno youtuber che svolge la propria vita, si registra e... Ma è comunque un lavoro, non è una rendita. Comunque una rendita. E tra l'altro lo youtuber deve comunque lavorare e ti posso garantire che guadagni pochissimo. Questo video che andrà su YouTube, se guadagnerà in tutta la sua vita $100-200 sarà tanto. I guadagni su YouTube sono ridicoli in Italia, perché sono, tra l'altro, per assurdo, se volete un segreto per guadagnare su YouTube è: fate dei video stupidi. Cioè, il video stupido paga molto di più del video intelligente, per un semplice motivo logico. Nel momento in cui voi vedete un video che vi interessa e vi esce sotto la pubblicità, voi la chiudete. E quindi no, io non guadagno una mazza. Quindi i miei video più sono interessanti, più la pubblicità mi dà fastidio, più io non guadagno niente. Mentre il video stupido, in quanto stupido, vedo una pubblicità che mi interessa e mi faccio distrarre dalla pubblicità e clicco. E quando qualcuno clicca, a me potrebbe arrivare ben 1-2 centesimi di euro. Quindi, tanto per darvi un'idea, se qualcuno un giorno volesse entrare nel mondo di YouTube, mediamente, ultime statistiche di questo mese, 400.000 visite in un mese, $300 guadagnati. 400.000 visite. Cioè, stiamo parlando di 8 euro ogni 10.000, più o meno, occhio se non ho detto una corbelleria. Quindi cioè, lo si fa per giocare, lo si fa per pura voglia di diffondere, non certo campi con YouTube. Anche perché l'impegno che c'è dietro un video YouTube non ha senso, io li faccio a bassa qualità, c'è gente che si impegna a fare delle cose pazzesche, ma insomma ce ne vuole. Certo, a meno che non siete un famigerato, per esempio, che è preoccupante la cosa, che ha 2 milioni di iscritti su YouTube e lui tira giù madonne, cioè mi dice parolacce mentre gioca dei videogiochi, non riesco ancora a comprare, la mia mente è cosciente, non riesce a capire perché 2 milioni di persone ogni giorno guardano uno che gioca ai videogiochi, non gioca lui. Gioca ai videogiochi e tira giù le madonne perché gioca ai videogiochi. 2 milioni di iscritti, che vuol dire che lui ogni giorno che fa un video 500-600 mila persone guardano i suoi video. Ragazzi, 2 milioni di iscritti vuol dire che un italiano su 30 lo guarda. Qui non so, solo bambini, quindi qui come minimo ci stanno 5-6 che lo guardano. Ti alza la mano. Quel ragazzo è un grande. Quel ragazzo è veramente un grande, adesso è finito in televisione, lui fa dei numeri da paura, perché lui se li merita tutti, ha preso un target che funziona, la gente guarda quei video, bisogna prenderne atto, è preoccupante, viviamo in Italia che guarda questi personaggi e poi ci lamentiamo come possiamo abbattere il nuovo ordine mondiale, facciamoci 2 domande. Okay. Quindi questo era il discorso, cos'è che diciamo, perché siamo partiti da questo? Ah, perché siamo partiti dai mutui e siamo finiti a fare il genio. Ok, direi che per questa domanda può bastare.